Buongiorno, adesso vi faremo vedere il funzionamento di una friggitrice Zanussi unico cestello. Allora, prima operazione da fare, schiacciare la cestellina rossa, con il piezo elettrico far partire la fiamma pilota, che è partita, restare schiacciato per 5-6 secondi, dopodiché si lascia e si gira la manopola, per friggere si porta 8-7-8, così, e parte il bruciatore. Una volta partito il bruciatore, come arriva a temperatura, si ferma. Eccoci, vi faccio vedere il bruciatore funzionante e la macchina, come arriva a temperatura, si ferma da solo. Come si raffredda un po', riparte da un minimo di 1, che equivale circa a 100 gradi, fino a un massimo di 8, che sono circa 190 gradi. Per riportarla a 0, si rigira la manopola e si porta in posizione stella, che rimanendo così rimane accesa solo la fiamma pilota. Quando si vuole spegnere il tutto, pigiare il tasto bianco. Per scaricare c'è la valvola sotto e bisogna inserirci dei recipienti, perché la legge non permette più di lasciare i raccoglitori pieno d'olio, non si deve togliere.